Occorre adottare una strategia per salvaguardare e valorizzare le ricchezze del mare e le opportunità turistico-economiche che esso offre. Questa è l'ottica entro la quale ieri mattina, presso la Lega Navale di Barletta, ha avuto luogo un incontro finalizzato ad incrementare lo sviluppo marittimo della città. Da sempre il porto di Barletta è uno dei più apprezzati del mare Adriatico per ampiezza di bacino e sicurezza. Ciononostante, malgrado le opportunità che esso potrebbe offrire, le attività che lo riguardano talvolta non sono sufficienti a sfruttarlo in tutte le sue potenzialità. E proprio al fine di promuovere la cultura del cluster marittimo e favorire un approccio innovativo per intercettare nuovi scenari, l'amministrazione locale, in concomitanza con quella provinciale, ha intenzione di attuare un'azione mirata all'applicazione concreta di quanto sino ad oggi è stato discusso ma mai attuato. Garante di quanto in programma per la promozione marittima locale è stato Francesco Ventola, presidente della Sesta Provincia, la cui presenza ha suggellato la promessa di collaborazione da parte dell'amministrazione. Noi partiamo da un dato di fatto, che è quello che questo è un territorio che, essendo stato sempre un po' ai margini della provincia di Bari e di Foggia, è stato molto spesso oggetto di purtroppo interferenze non positive in materia ambientale, pensando all'Ofanto, all'Alta Murgia, e credo che questo sia dovuto soprattutto perché c'è stata mancanza di dialogo sul territorio, su coloro, soprattutto con chi vive quel territorio, a cominciare dagli agricoltori. Un tema importante che viene trattato oggi su Barletta, la Lega Navale, e che quindi attiene anche al mare. Una risorsa di questa terra che mi auguro anche attraverso la provincia possa avere uno sviluppo più proficuo nei prossimi anni. La Lega Navale di Barletta, sede dell'incontro, è stato un luogo che per la sua importanza a livello locale di sicuro ha fornito lo scenario migliore entro il quale le sinergie provinciali hanno trovato terreno fertile. L'auspicio è quindi quello che anche per quel che riguarda questo importante punto di riferimento cittadino le cose possano migliorare, contando sull'appoggio di quanti vi dedicano ogni giorno le proprie intenzioni. Ed è nel nostro DNA quello di aprire ai politici, amministratori, per poterci farci conoscere, e soprattutto perché vogliamo dare sempre una diversità di argomenti, non è solo il mare, ma noi siamo come statuto addetti ad esperti, e quindi siamo responsabili anche dell'ambiente, del turismo, e quindi quando naturalmente c'è ogni opportunità per ricevere persone che possono sviluppare il nostro territorio, noi ci apriamo e portiamo quelle che sono le nostre conoscenze di tanti anni.